Ciao a tutti amici di Space TV e bentornati qui a In Volo col Pilota. Sono Matteo Labò, pilota di linea e istruttore, e anche oggi risponderò alle domande che ci avete fatto. Come al solito molto numerose e sono contento. Oggi parleremo dello stallo. Nelle puntate precedenti abbiamo visto tra gli altri argomenti anche quelli che sono i principi base del volo, quindi abbiamo visto quando un aeromobile sta in volo e come ci sta, il perché. Oggi cercheremo di capire quando invece accade il contrario, quindi quando gli aerei si avvicinano a quelle situazioni potenzialmente pericolose a livello aerodinamico che sono appunto definite come situazioni di stallo. E innanzitutto vorrei capire quelle che sono le vostre idee, quindi vorrei sentire cosa la nostra amica Serena vi ha chiesto per le vie di Milano e soprattutto cosa avete risposto. Quindi prego la regia di mandare i filmati. Sentiamo un po'. Cosa significa quando un aereo è in stallo? Quando è in una situazione di perfettamente orizzontale e diciamo non si muove né a destra né a sinistra, rimane stallo. Quando un aereo è in stallo è quando perde potenza e rimane ferma nell'aria e sta scendendo. Se l'aereo è in stallo cade, poi ci sono delle manovre con cui si può cercare di evitare. Bene, come al solito molto curiose anche le vostre risposte. Allora, partiamo subito da un presupposto. Ho sentito una frase del tipo l'aereo fermo. L'aereo fermo in volo non ci potrà mai stare, perché per definizione l'aereo si deve sempre muovere. Forse fermo ci può stare o provare a stare un elicottero. Quindi noi definiremo come situazioni di stallo tutte le situazioni nel quale l'ala dell'aeromobile non è più capace di produrre la forza portante necessaria per mantenere lo stesso aeromobile in volo. Vi ricordate quando abbiamo visto assieme i principi base del volo che nell'equazione proprio basica del volo a quota costante, quindi del volo rettilineo, la portanza doveva essere uguale al peso? Bene, quando siamo in situazioni di stallo questa portanza non potrà mai di certo essere uguale al peso. Cerchiamo di capire perché. Innanzitutto io manderei la prima foto, la foto numero 1, chiederei alla regia di mandarla in onda per vedere un attimino di richiamare alcune cose che abbiamo già visto l'altra volta sui principi base del volo. Ecco, vedete, queste sono due immagini che rappresentano la stessa semiala in sezione, una sopra e una sotto, dove il flusso di aria investe la semiala in due maniere diverse. Per quale motivo? Perché vedete che la semiala superiore è quasi orizzontale, mentre la semiala inferiore è inclinata decisamente verso l'alto. La differenza angolare tra la prima e la seconda posizione è espressa in termini aerodinamici da un angolo che viene definito angolo di incidenza. L'angolo di incidenza è l'angolo che è fondamentale ed è l'unico fattore determinante, il fattore maggiormente determinante, non l'unico, per capire quanta portanza un aeroplano sta producendo. Il problema qual è? Che, come vi ho detto anche nelle puntate precedenti, fino a quando questo angolo rimane entro determinati valori, i filetti fluidi si dividono una volta che arrivano a contatto con l'ala nella parte superiore e inferiore della semiala stessa, e dividendosi producono a velocità diverse due pressioni diverse sul dorso e sul ventre dell'ala, producendo quindi una differenza di pressione che ci permette di creare la forza portante. Quando quest'angolo di incidenza, come nel caso della semiala in basso, aumenta eccessivamente, i filetti fluidi arrivano non più a mantenere un flusso, un moto di tipo laminare, che è quello sopra, perché vedete sembrano tante lame, ma di tipo turbolento. Vedete sotto che in maniera molto schematica è stata disegnata una linea con molte spirali. Ecco, questo è un moto turbolento. Quando siamo in condizioni di stallo, quindi quando l'ala raggiunge l'angolo di incidenza critico, il moto dei filetti fluidi sull'ala diventa come la semiala in basso, quindi diventa un moto di tipo turbolento. Adesso pregherei la regia di mandare il primo filmato, dopo la prima foto, che ci parla di quello che è il principio base che sottende al volo e che abbiamo già affrontato nelle puntate precedenti, il principio di Bernoulli. Questo principio di Bernoulli lo abbiamo visto in maniera abbastanza sommaria, perché ai fini di quello
che era necessario capire per determinare bene o male con un minimo di chiarezza quelli che erano i principi basilari del volo, era sufficiente citarlo. Adesso invece vedremo un filmato che approfondisce questo concetto e che ci permette di capire per quale motivo a un certo punto questa semiala, tra virgolette, fa le bizze e decide di non produrre più portanza. Ok, pregalera regia, eccolo qua. Vedete, questo è un phon con una pallina. Allora, non è che questa persona che sta tenendo il phon in mano con la pallina sia un mago, però sta semplicemente sfruttando il principio di Bernoulli. Il filmato è anche abbastanza lungo perché ci fa vedere che non è semplicemente un caso fortuito il fatto che questa pallina rimanga in quella posizione. Vedete, questa persona sta muovendo questo phon a destra e a sinistra, la muoverà anche. Quindi la pallina cosa fa? Segue esattamente il movimento del phon. Cosa c'è? C'è qualche principio magico? Sicuramente no. Adesso cerchiamo di addentrarci all'interno della spiegazione fisica del perché di questa cosa. Questo principio è lo stesso per il quale anche l'aeroplano vola. Vedete che la pallina rimane, diciamo così, all'interno di un corridoio che è determinato da tre zone. A sinistra una zona di alta pressione, in centro una zona di bassa pressione e a destra una zona di alta pressione. Con la forza di gravità, vedete l'indicazione in basso a destra, che tende ad attirare la pallina verso il basso, esattamente proprio come succede ad un aeroplano. Allora, ogni qualvolta questa pallina si sposta e arriva vicino a una zona di alta pressione, la zona di alta pressione, vedete, respinge la pallina verso la zona di bassa pressione. Fate conto che la pallina sia la semiala, quindi l'aeroplano rimane sempre in volo perché? Perché rimane in un equilibrio tra una zona di alta pressione e una zona di bassa pressione. Questa differenza, l'abbiamo visto le altre volte, crea questa forza che è la portanza. Allora, quando noi usciamo da una situazione fisica che ci permette di mantenere questo equilibrio di pressioni, arriviamo in una condizione di stallo. Vedete che il filmato ci porta nel cielo, quindi applica questo principio alla nostra semiala. Vedete il flusso superiore e il flusso inferiore, ecco la differenza di pressione perché la zona sotto alla semiala sul ventre ha più pressione della zona superiore, quindi del dorso, e la semiala viene, lì sembra spinta, in realtà viene risucchiata, perché noi sappiamo che la pressione va dalle zone di alta pressione alle zone di bassa pressione per equilibrarsi verso l'alto. Lo stesso principio lo possiamo trovare, ecco questa bellissima immagine, nel funzionamento di una barca a vela. Quanti di voi magari navigano per mare? La vela non è altro che una semiala di un aeroplano, diciamo il principio è lo stesso, disposta anziché in maniera orizzontale in maniera verticale. E ovviamente producendo un'azione, secondo il terzo principio della dinamica, si produce anche una reazione, quindi il movimento della barca all'interno, cioè sulla superficie dell'acqua, del mare. Questo principio è definibile, possiamo definirlo come il principio base per cui l'aeroplano riesce a volare, di conseguenza quando non rientra in questo principio stalla anche. Ora, pregherei la regia di mandare la seconda foto, la foto numero 2, che ci serve per introdurre un concetto nuovo, un concetto diverso, o meglio, per addentrarci nel concetto appunto di stallo in maniera più approfondita. Ecco, questa è una foto che ci fa vedere una sola sezione di una semiala. Vedete l'aria che arriva al bordo di attacco e si divide. Nella parte sotto continua il suo moto laminare, nella parte sopra comincia il suo moto turbolento. Questa illustrazione ci fa vedere che in realtà, al contrario della prima che abbiamo visto, questo moto non è un moto disordinato e caotico, o meglio lo è, ma lo è secondo determinati principi. Perché? Perché l'aria, quando la semiala arriva ad angoli prossimi all'incidenza di stallo, quindi all'angolo di stallo, produce un moto che da dritto diventa un moto di tipo spiralato. Vedete, sono piccole spirali che aumentano in grandezza e in intensità a mano che andiamo verso destra, quindi che ci portiamo verso quello che viene definito il bordo di uscita dell'ala. Adesso pregherei la regia di mandare il secondo filmato. Secondo filmato che vedrà, eccola lì in bianco, la nostra semiala studiata a livello aerodinamico. Vedete che l'angolo di incidenza di questa semiala aumenta, quindi l'ala viene inclinata verso l'alto e vedete che il movimento dell'aria identificato nella parte azzurra e blu a destra della semiala stessa cambia
e da laminare diventa una specie di scia, vedete, che comincia a prendere un andamento che di certo tutto è fuorché lineare. Il filmato ci fa vedere la stessa immagine un paio di volte, perché è un filmato scientifico, quindi ci permette di affrontarla in maniera abbastanza oggettiva, la cosa come argomento abbastanza oggettivo. E poi, vedete adesso, ci ripropone l'immagine di prima, tratta la stessa semiala a livello di pressione, cioè ci fa vedere quella che è la differenza, non più il moto dell'aria, ma di pressioni tra la parte superiore e inferiore della semiala. Vedete che la parte sotto in rosso è la parte di maggiore pressione, la parte sopra in blu profondo è la parte di minore pressione. All'aumentare dell'angolo di incidenza vedete che la depressione che si viene a creare sopra diminuisce, quindi abbiamo detto prima che la semiala, se diminuisce questa differenza di pressione, non è più capace di stare in volo. Bene, questa condizione è la condizione che aerodinamicamente viene identificata come condizione di stallo. Vedete che la parte blu diminuisce proprio in intensità e in superficie. Di conseguenza questa semiala, semplificando molto il concetto, non può più essere risucchiata in volo. Il movimento vero e proprio della singola particella di aria invece viene visualizzata con questa immagine. Vedete che inizialmente il flusso è completamente blu, quindi è completamente lineare, laminare. Quando aumentiamo questo angolo, vedete che il moto nella parte del bordo di uscita dell'ala, quindi nelle zone identificate in questo momento dal giallo e dal verde, diventa di tipo turbolento. Ora, viene da chiedersi una cosa: come questa posizione della semiala, quindi questo angolo, viene modificato? Questo lo vedremo in un'altra puntata in cui parleremo dei comandi di volo, ma adesso posso anticiparvi che il comando di volo principale, chiamato cloche o volantino, dipende dai tipi di aeroplano che noi abbiamo, è quello che quando spinto in avanti o tirato indietro ci permette di modificare l'assetto dell'aeroplano sul piano di pitch, cosiddetto di beccheggio, quindi attorno all'asse longitudinale del velivolo. Questo è un concetto molto semplice, espresso in maniera semplice, ma utile ed efficace per capire come noi possiamo intervenire su questa cosa. Tanto che quando l'aeroplano deve salire, cosa facciamo noi piloti? Tiriamo verso di noi il volantino e diamo un po' più di spinta o di potenza, e l'aeroplano, variando l'assetto di questa, appunto, di quest'ala, quindi l'angolo di incidenza, varia la sua capacità di produrre forza portante. Adesso cerchiamo di addentrarci un pochettino di più nella realtà. Lasciamo un po' da parte la fisica, diciamo lo studio dell'aerodinamica di base. Guardiamo un altro filmato, il terzo filmato di questa puntata, che ci fa vedere un aeroplano vero. Quindi ci porta in volo su un monomotore che si chiama Piper PA28, utilizzato da tantissime scuole di volo. Il pilota qui sta riprendendo la semiala di destra. Tutte quelle cordicine che vedete sono state attaccate con del nastro adesivo, che è quello blu, sulla semiala dell'aeromobile per vedere a occhio nudo quello che a occhio nudo non si potrebbe vedere, quindi il movimento dell'aria sulla superficie dell'ala. Il pilota cosa fa adesso? Va ad agire sulla cloche, sul volantino, e quindi va a aumentare, diciamo, va ad alzare il muso dell'aeroplano, quindi ad aumentare l'angolo di incidenza di questa semiala. Vedete che la parte interna della semiala, quella che viene appunto chiamata in inglese wing root, ha quelle cordicelle, quelle in basso nello schermo, che cominciano a muoversi non più in modo lineare, ma in modo, tra virgolette, caotico, impazzato. Ecco, vedete? All'aumentare dell'angolo di incidenza, queste cordicelle si muovono sempre più in modo caotico. E come? Si muovono sempre più in modo caotico, pregherei la regia di continuare a mandare il filmato così vediamo tutto lo stallo, dall'interno verso l'esterno. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che lo stallo comincia nella parte interna della semiala, quindi per capirci, per comprenderci, quella verso la fusoliera, e da lì si espande verso l'esterno fino all'estremità. Adesso il filmato è ricominciato, quindi rivediamo la parte di prima, aspettiamo un attimo e vedremo anche
il moto di tutte queste corde che all'aumentare dell'angolo di assetto diventeranno, si muoveranno di moto caotico. Quindi in quel contesto saremo in uno stallo che possiamo definire completo. Quindi il momento in cui la semiala non è proprio più in grado di produrre portanze. Come ha detto qualcuno di voi, in quel momento lì cosa succede? L'aeroplano forzatamente, quindi per forza, perde quota, perché non c'è più una forza che sia contraria alla forza di gravità, quindi al peso dell'aereo. Vedete che dal basso verso l'alto cominciano a muoversi tutte in modo più caotico, sempre verso l'esterno, quindi lo stallo comincia nella parte più interna della semiala e a un certo punto vedremo che ci sarà lo stallo completo, dovremmo esserci quasi, è questione di qualche secondo. Ecco, qui abbiamo la parte del bordo di uscita che sta cominciando a stallare e a breve vedremo che stallerà completamente tutta la semiala di destra. Teniamo in considerazione, mentre aspettiamo appunto di vedere lo stallo completo, che noi stiamo vedendo soltanto una parte di aeroplano, ma in realtà anche la semiala di sinistra, quindi anche l'altra semiala, è nella stessa condizione. Per quale motivo? Perché ovviamente se noi non stiamo compiendo virate, quindi se non stiamo facendo girare l'aeroplano, l'aeroplano sarà fermo, quindi sarà su una prua costante e rimanendo su una prua costante le ali sono tra virgolette dritte, quindi l'assetto dell'aeroplano è un assetto orizzontale a tutti gli effetti. Vedete che il fenomeno dello stallo non è un fenomeno subitaneo, quindi noi piloti, ecco, siamo quasi arrivati, vedete che erano quasi tutti in movimento, i cordoncini, noi piloti non arriviamo allo stallo in maniera improvvisa, lo stallo è sempre preceduto da una serie di fenomeni aerodinamici che noi riusciamo facilmente a rilevare. Inoltre, nel qual caso noi fossimo in quel momento distratti, non dico sovrapensiero, ma comunque presi da altre cose, gli aeroplani dal più piccolo al più grande con diversi livelli di automazione sono in grado di avvisarci per tempo dell'imminenza dello stallo, quindi sicuramente ce ne accorgiamo. Alcuni aeroplani poi di moderna concezione addirittura sono progettati in maniera tale da evitare che l'aeroplano possa arrivare a volare in condizioni di stallo, quindi in condizioni potenzialmente pericolose a livello aerodinamico. E l'ultima foto che voglio farvi vedere è la foto numero 3, e pregherei la regia di mandarla, per vedere quella che è la condizione della semiala quando l'aeroplano è in stallo completo. Ecco, qui è volutamente stata esagerata la posizione della semiala, perché nessun aeroplano potrà arrivare ad avere un'ala messa a quell'inclinazione, o se ci arriva la condizione è sicuramente critica, però vedete che più quest'angolo aumenta, più il distacco dei filetti fluidi si sposta dalla parte di uscita, quindi dalla parte a destra, verso la parte di sinistra della semiala stessa, quindi diventa completo. Questo è appunto abbastanza esplicativo di quello che stavamo dicendo. Bene, quindi anche per questa puntata di In volo col pilota abbiamo affrontato un altro argomento che è lo stallo. Nelle prossime puntate vedremo quelli che sono i comandi di volo, quindi vedremo come noi piloti possiamo agire sull'aeroplano e muoverlo nello spazio. Io come al solito aspetto le vostre domande, ne aspetto tante come sempre, e vi aspetto sempre qui su Space TV, la nostra televisione che parla di spazio e volo. Stay engaged with us. Ciao!